Gli appassionati della due ruote più amata d'Italia si sono dati appuntamento domenica mattina nel piazzale di via Piersanti Mattarella, nella zona Ponte Bloi, per la quinta tappa finale del secondo campionato regionale della Gincana Vespistica. 22 in tutte Vespisti dei club di Caltanissetta, Agrigento, Castelvetrano, Comiso, Canicattì, Porto Empedocle, Racalmuto, Raffadali, Enna, Leonforte, Agira, Ragusa e Gela scesi in pista per contendersi il titolo nella categoria Small, Large e a squadre. Un campionato che per la seconda volta si è svolto in città grazie all'incarico assegnato dal Vespa Club d'Italia al club di Caltanissetta assieme a quelli di Agrigento e Castelvetrano Selinunte. Beh, adesso per quest'anno, dopo tutti gli impegni che abbiamo fatto e tutte le partecipazioni ai vari raduni regionali e anche oltre regionali, perché abbiamo partecipato al raduno internazionale di Saint-Tropez, quest'anno finiremo la stagione con la cena sociale di tutti gli associati. Campione assoluto Alessio Napoli del Vespa Club di Castelvetrano, primo classificato della categoria Large, che ha dato prova della sua maestria sulle due ruote tra birilli e pedane, realizzando il miglior tempo con 1 minuto 17 secondi e 59 primi. Quest'anno c'era un po' di tensione, perché magari ci spaventavamo se c'era qualcun altro che subentrava nel giro, ma alla fine ci siamo riusciti. A differenza dello scorso anno, però, quest'anno ho fatto 4 primi posti su 4 gare effettuate. Però devo dire che è stato più divertente l'anno scorso, perché c'era più confidenza fra di noi, c'è un rapporto migliorato fra i club organizzatori e anche fra i club nuovi entrati. Secondo posto nella categoria Large per Calogero Burgio e terzo per Salvatore Pedalino, entrambi soci del Vespa Club di Agrigento. Sul podio per la categoria Small, Angelo Agliata del Vespa Club di Caltanissetta, che per un pelo con il suo tempo di 1 minuto 18 secondi e 67 primi ha sfiorato l'assoluto, seguito da Giorgio Amabile del Vespa Club di Castelvetrano Selinunte e Kevin Pernaci del Vespa Club di Caltanissetta. Si prova un'emozione bella, naturalmente. Ci sono molti sacrifici dietro di viaggiare, spostarsi e con la famiglia naturalmente è tutto, perché comprende anche questi sacrifici qua. Direi che devo ringraziare anche tutti i Vespa Club che hanno organizzato queste tappe, che sono 5, e niente, dopo di ciò al prossimo anno. Il Vespa Club Castelvetrano Selinunte si è classificato primo per la categoria squadre, secondo il Vespa Club di Caltanissetta e terzo quello di Agrigento.